Salve a tutti amici di Spazio, in questo video andremo a vedere un po' come riorganizzare la schermata home di iOS, ma in che senso? Nel senso che possiamo spostare le singole applicazioni in determinate posizioni diverse da quelle obbligate dal sistema. È un po' quello che accade su Android. Non so a quanti di voi possa fare piacere questa affermazione, però vi assicuro che il risultato finale è davvero molto carino. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, quindi fate un click sul tasto iscriviti e poi fate anche un altro click sull'icona della campanellina che compare lì a fianco per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. E niente, ci vediamo dopo la sigla. Innanzitutto prepariamo il wallpaper che più preferiamo. Io ad esempio lo andrò a scaricare però dal nostro sito wallpaper.espazio.net, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione, che poi non è altro che il nostro nuovo sito di sfondi dove ne pubblichiamo tantissimi ogni giorno e soprattutto già ottimizzati per i vostri dispositivi iOS. Io andrò a scaricare ad esempio questo fantastico sfondo ritraente, un faro che fa proprio al caso nostro, quindi faccio un tap su iPhone X, che è il dispositivo che stiamo utilizzando in questo momento, e poi un tap sul tasto condividi, salva immagine per aggiungerlo al nostro rullino fotografico. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impostare questo wallpaper come sfondo del nostro iPhone, quindi andiamo in impostazioni, sfondo, scegli un nuovo sfondo, rullino foto e selezioniamo il wallpaper, però ricordando di impostarlo come statico affinché tutto vada come deve andare. Quindi possiamo un attimo tornare indietro rimanendo sempre in impostazioni ma spostandoci su generali, accessibilità, e poi dobbiamo scorrere fino a trovare riduci movimento, dove possiamo poi fare un tap sull'apposito interruttore per rendere un po' più statiche le nostre schermate. Adesso facciamo una pressione prolungata su una qualsiasi applicazione per entrare in modalità personalizzazione, un po' come se volessimo chiudere un'app oppure spostarla, e facciamo uno screenshot nella nuova schermata vuota che si è andata a creare. Adesso non dobbiamo fare altro invece che aprire Safari, cercare il sito makeover.io, è semplice, vi lascio comunque qui sotto in descrizione un link, ma insieme anche alla guida testuale che potete utilizzare per una consultazione veloce in futuro. Comunque all'interno del sito facciamo un tap su Start Makeover, chiudi, e poi su Upload per caricare il nostro screenshot, quindi libreria foto, e selezioniamo lo screenshot che abbiamo appena fatto. Adesso dobbiamo aspettare un attimo che il sistema analizzi il nostro screenshot e lo divida in una sorta di griglia, le cui celle poi rappresentano le varie posizioni che le applicazioni possono assumere all'interno della schermata di iOS. Eccola qua. Insomma, adesso qual è il nostro scopo? È un po' quello di togliere tutte le applicazioni che vanno a coprire il nostro faro. Quindi facciamo un tap ad esempio sulla prima posizione utile che va a coprire il faro e facciamo un tap su condividi, aggiungi a home, e ricordiamoci soprattutto di non rinominarla ma aggiungerla direttamente così, perché si andrà a creare una nuova applicazione fittizia che avrà come icona proprio un tassello del nostro screenshot, un tassello del nostro sfondo. Dobbiamo adesso ripetere esattamente la stessa operazione per tutte le varie caselle che vogliamo effettivamente nascondere dalla schermata home, o meglio tutte le caselle, tutte le posizioni dove non vogliamo che ci siano applicazioni. Adesso velocizzo un attimo tutto e ci vediamo fra un secondo. Bene, una volta generate tutte queste caselle, queste applicazioni per così dire fittizie, la nostra unica competenza richiesta sarà quella di avere un minimo di dimestichezza con i puzzle, perché proprio come in un puzzle dovremo spostare semplicemente le varie caselle così per riformare il faro, in modo che tutte le varie applicazioni reali andranno a fungere come da una sorta di cornice per questo faro e il faro resterà in bella vista. E possiamo creare, come abbiamo creato ad esempio questo layout, ne possiamo fare tanti altri, il limite è solo la vostra immaginazione, dovete semplicemente seguire nuovamente tutti i passaggi, ipoteticamente con un nuovo sfondo o non so, per creare qualsiasi altra cosa. Come al solito, se questo video vi è stato utile o semplicemente vi è piaciuto, vi prego di farcelo sapere lasciando un mi piace o semplicemente un commentino qui sotto. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo, poi lasciate anche un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e anche un bel mi piace sulla mia pagina personale. Vi ricordo che siamo un po' ovunque, siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram, dove ogni giorno pubblichiamo tante bellissime immagini davvero molto fighe, oppure i migliori wallpaper provenienti dal nostro sito wallpapers.ispazio.net, che vi invito a visitare. E niente, io sono Rocco Zaccaro e ci vediamo nel prossimo video sempre qui su iSpazio. Ma prima di chiudere vi invito anche a vedere la nostra nuova sigla finale, perché adesso c'è una Mimoji in mezzo messa un po' lì in qualche modo. Vedete voi, ciao.